Nelle precedenti puntate abbiamo presentato varie agenzie europee, ossia strumenti che concorrono alla realizzazione di obiettivi settoriali delle istituzioni europee. Oggi concludiamo la presentazione di questo argomento richiamando alcuni aspetti caratteristici alle singole agenzie. L'istituzione e lo sviluppo di numerose agenzie comunitarie in vari paesi dell'Unione Europea si è tradotto, entro certi limiti, in un decentramento operativo e decisionale delle istituzioni europee, che contribuisce al tempo stesso ad una presenza comunitaria diffusa sul territorio dell'Unione Europea. La distribuzione delle agenzie sul territorio dei diversi Stati membri comporta un doppio vantaggio. Da una parte rende l'Unione Europea più presente nella realtà concreta dei paesi nazionali e quindi più tangibile agli occhi dei cittadini. Dall'altra, in molti casi, l'agenzia viene posta in un ambito territoriale particolarmente evoluto nel settore di competenza dell'agenzia stessa, per cui il patrimonio di conoscenze e professionalità maturata in una determinata zona viene messo a disposizione anche dell'agenzia, che lo può valorizzare nel più ampio interesse comune. È il caso dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che sicuramente trarrà giovamento nell'esecuzione delle sue competenze dall'operare a Parma, capitale di un distretto industriale specializzato nel settore agroalimentare di qualità. Il decentramento delle sedi delle diverse agenzie comunitarie conferma il discorso più generale della governance multilivello, l'approccio teorico che descrive l'Europa come una rete di centri decisionali tra loro indipendenti riguardo alle loro specifiche competenze, ma interconnessi gli uni agli altri nella generale definizione delle politiche europee. In questo quadro, le agenzie rappresentano dei centri decisionali specializzati in determinati settori di intervento che si affiancano alle autorità politiche che hanno uno spettro d'azione più ampio. Al livello europeo la Commissione, il Consiglio ed il Parlamento, a livello nazionale il Governo e le Camere parlamentari, ma anche a livello subnazionale le regioni, le province e le municipalità. Ciascuno sviluppa i provvedimenti normativi per quanto riguarda la propria sfera di competenza, integrando l'azione di altri attori. In altre parole, con il contributo delle agenzie comunitarie, una normativa può essere elaborata in termini generali a livello europeo e venire applicata dagli stati nazionali o dalle autorità locali secondo la suddivisione dei compiti all'interno di ogni paese. Va sottolineato che le agenzie europee sono strumenti di carattere tecnico, cui non competono decisioni di carattere strettamente politico, riservate alle istituzioni dell'Unione Europea, cui compete la definizione delle norme in base alle quali le agenzie medesime sono chiamate ad operare. Le agenzie agiscono infatti soltanto sulla base di valutazioni di carattere tecnico e scientifico e non sono legate ad un esplicito mandato elettorale che orienti la loro azione. Questo aspetto è sicuramente positivo perché permette di dare risposte veloci ed adeguate a specifici problemi tecnici, giacché le decisioni sono svincolate dal confronto politico. Al di là di interventi specifici che in termini diretti o indiretti contribuiscono alla soluzione di molti problemi ed a prevenirne altri, l'attività delle agenzie europee contribuisce a formare un importante ed esteso patrimonio di conoscenze tecniche, scientifiche e giuridiche, non solo per le singole istituzioni dell'Unione Europea, ma anche per la collettività in generale. Abbiamo così concluso la presentazione delle agenzie europee. Abbiamo visto che si tratta di organismi che operano in campi specifici, in settori ben determinati e per ciò stesso acquisiscono una specializzazione particolare che è molto utile per l'attività che devono svolgere anche le istituzioni europee. Noi ci rivedremo domani per il nostro consueto incontro con l'editoriale della domenica.